Buon pomeriggio dal telegiornale e benvenuti a una nuova edizione con l'informazione. Informazione che apriamo quest'oggi dando uno sguardo subito ai dati comunicati nella serata di ieri da Regione Lombardia in merito al contagio da coronavirus. Eccoli qua sul nostro sito internet. Dati che sì, sono stabili, però sono in stabile aumento. Diamo uno sguardo all'infografica di Regione Lombardia che, come possiamo vedere, mostra un numero importante di tamponi, 36.963, sono quasi 37.000, scusate, nella nostra regione, che hanno portato alla luce 4.916 casi positivi, quindi si sfiorano i 5.000 casi. 305 di questi sono considerati deboli e 31 invece derivano da test sierologico. Il dato di Brescia è un più 237, come un trend degli ultimi giorni, non è fra i più alti della regione, ma è comunque un dato che resta importante. Milano sfiora i 2.400 casi con 2.399 nuovi contagi, quindi Milano città un dato altissimo, segna ancora 1.126 nuovi casi. Vediamo anche il dato alto, come negli ultimi giorni ci siamo purtroppo abituati, di Monza e Brianza, che fa segnare un più 752. Gli altri dati, ad esempio, vediamo Varese con un più 301, Pavia con un più 231 e via via si discende fino ad esempio ai dati più bassi, che in questo caso nella giornata di ieri era Sondrio con un più 44. Diamo uno sguardo ai dati dei ricoveri, che come abbiamo visto anche nella giornata di ieri è il dato di riferimento anche per quanto riguarda poi la decisione su eventuali misure restrittive. Vediamo che in terapia intensiva purtroppo c'è un aumento di 28 casi nella nostra regione, più sono 184 attualmente i ricoveri totali per coronavirus in Lombardia. Forte crescita anche in terapia intensiva, vediamo un più 318, un dato davvero che non vedevamo da diverso tempo, che porta i ricoveri totali in Regione Lombardia non in terapia intensiva a 2013 letti non di terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, nella giornata di ieri sono stati 7, portano il totale dall'inizio della pandemia a 17.159. Quindi, come abbiamo detto, fondamentali questi dati, fondamentale specialmente il dato dei ricoveri per eventuali nuove misure restrittive. Per quanto riguarda le ultime prese da Regione Lombardia, ieri il presidente, il governatore Attilio Fontana, si è assunto piena responsabilità dopo le polemiche avute con diversi sindaci della nostra regione in merito alla didattica online che parte dal prossimo lunedì per le scuole secondarie di secondo grado. Alcuni sindaci hanno dichiarato la loro non accettazione di questa mia ordinanza, limitatamente alla didattica a distanza. Ne ho preso atto e ho ribadito in maniera chiara ed esplicita che mi assumo interamente la responsabilità di questa decisione. L'ho fatto perché credo che il principale nostro compito sia quello di tutelare la salute innanzitutto dei ragazzi, ma anche dei loro genitori e dei loro nonni. Purtroppo dobbiamo assumere provvedimenti che vanno anche nella direzione di scelte che io personalmente non ho mai condiviso. Io sono assolutamente convinto che la scuola si debba fare in presenza. Ma in situazioni come quelle che stiamo vivendo oggi abbiamo il dovere di assumere ogni tipo di provvedimento che possa essere utile per interrompere la circolazione del virus. Noi confidiamo che questi provvedimenti, insieme a tutti gli altri contenuti nell'ordinanza, possano rallentare il diffondersi del contagio e in questo periodo lavoreremo, mi auguro, con il governo per riuscire a porre in essere tutte quelle altre iniziative che noi già da tempo abbiamo proposto per far sì che anche la didattica a distanza possa essere superata. Voltiamo ora pagina e vediamo un aggiornamento sulla corsa più bella del mondo, sulla Mille Miglia. E per farlo, ovviamente, passiamo la linea al nostro Fabio Pettenò, che si trova sul percorso. Sono ripartiti da Roma e stanno risalendo per tornare verso Brescia. Una buona giornata sulle strade della Mille Miglia. Come vedete dal nostro ombrello, piove a dirotto da questa mattina. La partenza da Roma bagnata ed ora
le vetture si stanno spostando, si spera, verso il bel tempo. Una giornata importante, terza giornata di gara, l'arrivo questa sera a Parma, una Mille Miglia che sta dando sicuramente tanto spettacolo, sta portando un messaggio importante, lo abbiamo ribadito tantissime volte, ma soprattutto una Mille Miglia che quest'oggi abbraccia Radicofani, una dei punti più caratteristici di questo passaggio, ormai è un habitué del passaggio delle vecchie signore. Dunque, quest'oggi la carovana arriverà a Siena con passaggi anche a Lucca e Viareggio e poi l'arrivo dopo la Cisa a Parma. Questa sera diretta su Elive Brescia TV a partire dalle 21, ci vediamo sulle strade della Mille Miglia. Grazie Fabio per questo aggiornamento sulla Freccia Rossa. Come detto, Freccia Rossa che ieri sera è arrivata nella capitale, la tappa ultima di questa discesa sulla penisola italiana, e il nostro Fabio Petenò ha avuto anche l'occasione di incontrare alcune personalità, anche alcuni VIP che stanno prendendo parte sia all'organizzazione che alla gara stessa. Quindi sentiamo l'intervista che ha fatto proprio nella serata di ieri a Cristina Parodi. Allora, com'è andata? Grazie, è andata bene, è stato faticoso perché alla fine soprattutto ti rendi conto che la Mille Miglia non è soltanto una gara di eleganza, di auto d'epoca, di fair play, è una gara per cui tutti si mettono a correre. E quindi l'ultimo pezzo da Amatrice, che è stato un altro momento molto toccante, a Roma, è stato fatto veramente in velocità. Noi che eravamo la pripista abbiamo dovuto recuperare perché ci eravamo fermati per un pit stop, e quindi è stato anche un po' elettrizzante, oltre che bello arrivare qua. Ti posso chiedere, Cristina, il tuo personale sentimento che hai provato transitando in quelle zone colpite duramente dal terremoto? Mi ha fatto emozionare di nuovo, perché io ero stata lì esattamente pochi giorni dopo il terremoto dell'agosto 2016, aprendo quell'edizione della Vita in Diretta che l'abbiamo fatto da lì, e mi ricordo allora l'angoscia di vedere quelle macerie. Ritornare 4 anni dopo e rivedere ancora quella situazione mi ha scosso, perché non riesco a capire come mai sia così difficile ricostruire in Italia. E dopo 4 anni rotti, questa gente merita di vedere un paese di nuovo ricostruito, così è completamente morto. E attenzione, perché questa notte dalle 3 si passerà alle 2, infatti c'è da tirare indietro le lancette di un'ora e torna l'ora solare. Questa notte, precisamente alle ore 3, si dovranno spostare le lancette indietro di un'ora, tornando così alle ore 2. Torna così l'ora solare e dormiremo, come si suol dire, un'ora in più. Questo cambio dell'ora significa però anche dire definitivamente addio alla bella stagione per avviarci verso l'inverno. Al di là delle fin troppo facili battute da social network, prepariamoci ai tanti se ne va l'unica cosa legale rimasta in Italia, tirare indietro le lancette di un'ora significherà buio prima la sera, ma anche più luce la mattina, almeno in questa prima fase. Altre conseguenze del cambio d'orario potrebbero essere per alcuni lievi casi di insonnia, difficoltà ad addormentarsi e sonno interrotto. Potrebbe non mancare un pizzico di sonnolenza in più durante il giorno e magari un po' di stress a causa dell'adattamento al nuovo ritmo. Sono lievi fastidi di breve durata, in men che non si dica, sarà tutto normale come sempre accade. Domenica 28 marzo 2021 si tornerà a spostare in avanti le lancette di un'ora, potrebbe trattarsi però dell'ultima volta, dal momento che il prossimo anno l'Italia dovrà decidere se conservare l'ora solare o adottare quella legale per tutto l'anno. Poco più di 2 anni fa, infatti, fra luglio e agosto 2018 è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell'ora. Quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea hanno risposto a una consultazione promossa a tale scopo dai paesi nord europei. Il 77% dei votanti aveva dato la sua approvazione, ma poi in commissione non si era raggiunta una decisione. Ora torniamo in città e parliamo di Cascina Maggia. Infatti il comune ha aperto una manifestazione di interesse per trovare dei gestori, degli affittuari o addirittura dei compratori. Vediamo la situazione nel dettaglio con l'assessore Walter Mucchetti. L'attuale Cascina Maggia, ben conosciuta dai bresciani, era in gestione a una cooperativa. Questo bando è scaduto, questa concessione è scaduta da un paio di anni. Abbiamo concesso delle proroghe tecniche nel frattempo che si raccoglieva le autorizzazioni da parte della soprintendenza. Da parte della soprintendenza ai beni architettonici è arrivata l'autorizzazione per una doppia o una tripla, meglio dire, autorizzazione. Riteniamo di poter dare una vita nuova a questo spazio, a noi interessa la funzionalità. Il contratto è scaduto, bisogna ripensare questo spazio. Chiediamo agli operatori bresciani, sia nel mondo ovviamente del food, perché avendo un ristorante certamente alcuni interessi ci sono,
posso segnalare che in questi mesi nel quale si è parlato di questo spazio abbiamo già avuto 4-5 operatori che hanno manifestato un certo interesse. Ora lo rendiamo pubblico, quindi anche eventuali operatori interessati anche all'acquisto, segnaliamo che ad oggi una perizia, una vecchia perizia di stima, prevede circa 4 milioni e 900 mila al costo. Se ci fossero delle persone interessate anche all'acquisto, andremo ovviamente a riaggiornare questa perizia e poi decideremo, ripeto, nel mese di dicembre, se emettere un bando di vendita, un bando di concessione e valorizzazione o un bando con il diritto di superficie. Ora cambiamo argomento, infatti il Parlamento europeo non ha approvato gli emendamenti che avrebbero vietato l'utilizzo di nominativi alimentari come ad esempio bistecca, prosciutto o salame per quegli alimenti che invece di carne non ne contengono, quindi la cosiddetta carne vegana, un ossimoro in sé. Questa decisione, questa mancata approvazione ha suscitato l'ira, fra gli altri, di Coldiretti e dell'assessore regionale Fabio Rolfi. In Europa non sono stati approvati gli emendamenti che avrebbero dovuto limitare l'utilizzo dei termini solitamente riferiti ai prodotti alimentari a base di carne, come ad esempio bistecca, scaloppina, prosciutto e salame. L'idea dei sostenitori era evitare che queste parole potessero essere utilizzate in prodotti vegetariani o vegani, in poche parole, tutti quegli alimenti a base vegetale e soprattutto senza la presenza di carne. Questi emendamenti non hanno però trovato la maggioranza in Parlamento europeo e ciò significa che i nominativi potranno essere utilizzati legalmente. Decisione che ha fatto infuriare ad esempio Coldiretti e l'assessore regionale Fabio Rolfi. Serve una norma nazionale per fare definitivamente chiarezza su veggie burger e altri prodotti che sfruttano impropriamente nomi come mortadella, salsiccia o hamburger, per evitare l'inganno e i danni del 93% dei consumatori che in Italia non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano, le parole di Ettore Prandini. Alle sue dichiarazioni hanno fatto eco quelle dell'assessore bresciano. L'Europa ha deciso ancora una volta di piegarsi ad alcune multinazionali, ingannando i consumatori e danneggiando gli allevatori e le aziende agricole italiane ed europee, ha detto l'assessore Rolfi. Il pasticcio colorato di soia non è hamburger, la carne è carne, i prodotti vegetali sono prodotti vegetali e il cibo da laboratorio è cibo da laboratorio. Non possiamo accettare questa ennesima eurofollia. Restiamo in regione per parlare delle attività storiche. Infatti ogni anno Regione Lombardia dà questo significativo premio a delle attività che hanno una storia decennale della nostra regione per certificarle e per un certo senso dargli anche un certificato di qualità e perché no anche un briciolo di pubblicità. Quest'anno Brescia primeggia in tutta la regione con ben 79 nuove attività storiche. Sentiamo questo progetto, cosa tratta, insomma qualcosa in più nel dettaglio dall'assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. 2020 anno record per quanto riguarda le attività storiche di Regione Lombardia, 353 fra negozi, locali e artigiani. Un anno un po' particolare, non potremo fare il nostro grande evento, festa, manifestazione per riconoscere a loro il valore che esercitano come attività produttive, ma lo stesso, seppur in remoto, dobbiamo riconoscere a chi ha più 40 anni di storia dell'importanza che rivestono nel nostro sistema economico, con l'occupazione, con la tradizione, con il nostro artigianato, l'enogastronomia, i servizi commerciali. E dunque Regione Lombardia non può essere che solidale con loro per quella fetta importante di mondo produttivo che rappresentano, di mondo occupazionale, ecco perché il bando, ecco perché gli attestati, ecco perché giriamo la Lombardia ad andare a visitare le nostre botteghe storiche, perché siamo orgogliosi di quello che rappresentano e noi siamo vicini a loro con tanta passione e io dico anche tanto amore, seppure con tanta professionalità. E allora se siete un briciolo curiosi di sapere anche quali sono le attività certificate storiche da Regione Lombardia a Brescia, nella nostra provincia, nella nostra città, andate a vedere sul nostro sito internet livebrescia.tv, c'è la lista completa, potete consultarla in qualsiasi momento, eccola qua, c'è oltre ovviamente all'intervista all'assessore Mattinzoli, c'è la lista completa divisa comune per comune ed è anche curioso magari scoprire se nel vostro comune, nel vostro paese c'è una di queste attività.
attività che sicuramente immagino conoscerete più che bene, essendo appunto attività storiche. In chiusura di questa parte di giornale parliamo di meteo. Avete visto anche nel video, nel collegamento del nostro Fabio Petenò piove, c'è del maltempo sulla nostra penisola, però almeno per quanto riguarda Nord Italia potrebbe arrivare anche un po' di sole nelle prossime ore. Vediamo le previsioni meteo con gli amici di Trebi Meteo. Per la giornata di sabato, che sarà influenzata dal passaggio di questa perturbazione che durante appunto la giornata di sabato si muoverà verso il centro-sud dell'Italia. Schematicamente questo è quanto accadrà durante questo sabato, con appunto la perturbazione che dalle regioni settentrionali si sposta verso l'Italia centrale e poi raggiungerà anche il sud Italia nella seconda parte della giornata. Quindi in definitiva ci attende un sabato molto variabile e instabile, soprattutto nell'Italia centrale, dove le precipitazioni saranno più diffuse, anche più intense, rischiamo pure qualche temporale. E poi vi dicevo, tra pomeriggio e sera verrà raggiunta anche il sud peninsulare, in parte anche la Sicilia tirrenica. Vi segnalo qualche acquazzone pure in Sardegna, ma lì in forma isolata. Nel frattempo il tempo inizia a migliorare al nord, a cominciare dalle regioni di nord-ovest. Chiudo con le temperature, ecco, da quel punto di vista sì, leggero calo nell'Italia centrale e a fine giornata anche al sud, ma tutto sommato si starà abbastanza bene in gran parte d'Italia. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Apriamo ora la nostra pagina sportiva dedicata alla palla spicchi, dedicata alla pallacanestro Brescia, che questa sera torna in campo in campionato per cercare la terza vittoria consecutiva nella rassegna nazionale. Questa sera infatti ci sarà una trasferta importante a Reggio Emilia, quindi sentiamo le parole di ieri in conferenza stampa di coach Vincenzo Esposito. Sì, sapevamo all'inizio, nel momento in cui si partecipava a una doppia competizione, che ogni 48 ore o poco più ti trovi ad affrontare un avversario diverso, quindi devi essere pronto ad aggiustarti continuamente. Il tutto viene reso un po' più difficile per via degli infortuni, di ritardo di conduzione di alcuni giocatori, però si va avanti lavorando con serietà. Ecco, ne ha accennato lei adesso, come sta la squadra? Ma la squadra bene, ovviamente deve convivere ancora per una settimana, 10 giorni, con due assenze importanti. Cercheremo di fare il possibile, forte anche del fatto che arriviamo da 2 vittorie consecutive in campionato, una fuori casa e una in casa. Andiamo avanti cercando di mantenere questa linea nonostante le due assenze. E sempre nella conferenza stampa di ieri è stata annunciata la discesa in campo nello sport anche di BTL, che da oggi e per il prossimo anno sarà l'executive sponsor proprio della Pallacanestro Brescia. Sembra un gioco di parole, Banca del Territorio Lombardo, una banca di territorio evidentemente, ma soprattutto di comunità, e in qualche modo associa, ingloba i valori anche di Pallacanestro Brescia, che non è soltanto un progetto sportivo finalizzato ad un risultato, che ovviamente è importante nello sport, ma soprattutto è un progetto di comunità, perché ricordiamo porta 5.000 persone al palazzetto, un popolo di appassionati giovani che risponde poi a tutta una serie di tesserati che ci sono in provincia di Brescia, che è una delle comunità più numerose in termini di tesserati della pallacanestro, e quindi un po' come una banca locale come la nostra, una banca di territorio che fa del suo mestiere, del suo lavoro, del suo tempo, quello di restituire qualcosa alla comunità. Sono due valori che si associano, che si nascono insieme e che in tempo di crisi riteniamo che sia molto meno faticoso affrontarla insieme che singolarmente, per cui abbiamo deciso di investire. Non è mai facile farlo in tempo di crisi, ma il nostro consiglio di amministrazione, il nostro presidente ci ha creduto molto e quindi avanti per questa strada. Una banca che nasce comunque da due realtà fortemente radicate nel territorio, due realtà anche che erano distinte da un punto di vista dell'ubicazione della nostra provincia. Sì, nel 2016 è nata questa fusione, è una fusione che è stata in qualche modo intelligente, perché oggi c'è bisogno di dimensione, c'è bisogno di masse critiche, e di conseguenza la scelta di portare due banche che avevano quasi 100 anni, forse anche più di 100 anni di storia, ad un nuovo soggetto che comunque rispondesse agli stessi valori, cioè essere una banca locale, una banca di territorio, una banca che risponda alle esigenze della propria comunità,
che non è soltanto, non sono soltanto esigenze economiche o finanziarie, ma sono anche esigenze di vicinanza dei progetti sociali, come in questo caso è rappresentato dallo sport. Noi lo facciamo anche sulla cultura, lo facciamo anche sulla formazione dei giovani, lo facciamo anche per quanto riguarda la salute, con sempre legandoci a partnership di eccellenza come Poliambulanza, Brescia Musei, A2A. Lo facciamo in questo caso con Pallacanestro Brescia, perché riteniamo che la comunità si nutra di queste esigenze, di queste risposte, e ci metteremo il massimo dell'energia e dell'entusiasmo per essere all'altezza della situazione. E con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che tutte le notizie sono in continuo aggiornamento sul nostro sito internet leibrescia.tv, dove oltre alle notizie trovate anche il canale 16197 del digitale terrestre. In questo piccolo box, sempre in live streaming 24 ore su 24, trovate anche i banner per accedere ai nostri canali Telegram, Leibrescia News ed Leibrescia Sport, in modo così da ricevere tutte le notizie in tempo reale sui vostri telefoni cellulari, sui vostri smartphone, senza fare alcuna fatica e rimanendo sempre informati nel migliore dei modi. Si conclude quindi qui questa edizione del telegiornale. Io vi ricordo anche una serata davvero ricca di eventi, ricca di sport e di dirette questa sera su Live, in questo sabato sera, quindi con la Mille Miglia, l'arrivo a Parma, e con anche il basket Reggio Emilia contro Pallacanestro Brescia. Tornerà ovviamente anche la squadra di Diretta Basket. Grazie per averci seguito. Ora linea a Paolo Bollani e alla seconda visione di 7:30. L'informazione ritorna questa sera alle 19. Un grazie a tutti voi, a presto e un buon sabato. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet, o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.